Leggo da La Via del Risveglio, manuale di meditazione, Burr, Rizzoli, di Leonardo Vittorio Arena, che sono io. Vorrei trattare gli impedimenti alla meditazione. Meditando e facendo meditare gli altri mi accorgo di quanto siano frequenti le intrusioni della parte di noi che rema contro. È una voce critica di condanna che irride i nostri sforzi e vorrebbe farci desistere dalla meditazione. Non lo sottolineerò mai abbastanza. La meditazione è fatta soprattutto di questo, all'inizio e nelle fasi avanzate della pratica. Esorto i meditanti a non scoraggiarsi. Dovrebbero perdonare se stessi più e più volte, accettare i loro limiti o quelli che sembrano tali. Solo così potranno progredire nella meditazione, qualunque cosa significhi. Talvolta abbiamo l'impressione che la seduta sia inutile. Sopraffatti dal sonno pensiamo di sprecare tempo, i pensieri perturbanti ci deprimono. Ma dovremmo vederla diversamente. Abbiamo seminato e ne raccoglieremo i frutti. Impariamo l'umiltà. L'io è il nemico principale nella meditazione, nel lavoro su se stessi. Un maestro taoista diceva che una volta sconfitto l'io possiamo spingerci ovunque. Tutte le realizzazioni sono possibili. Combattere se stessi è vano. Si è sempre sconfitti. Accettando il fallimento si progredisce. È fastidioso vedere che, nonostante ci prefiggiamo di lasciar scorrere il respiro, una parte di noi tende a controllarlo e non cede. Ci fa credere che sarà sempre così. Un io umile non si lascia sopraffare, accetta le contrarietà, le sconfitte. Non si prefigge di cambiare e vi riesce. Coglie il traguardo mentre è allo stremo. Anche questa è meditazione.